È dura accettare che Hachiro sia morto. Cosa dovremmo fare ora? Beh, innanzitutto potremmo indagare sulle opinioni qua attorno. Ognuno avrà le proprie opinioni, ma tu devi capire che, per quanto mi rincresca, non posso disobbedire allo shogunato. Ci si rivede. Capisco. Beh, se c'è del lavoro da fare a Edo, non ho obiezioni. Non mi importa dove sono, finché posso affinare le mie abilità. Ehi! Finalmente possiamo parlare. Io sono Shinpachi Nagakura. Non so come spiegarlo, ma seguire Kondo è la cosa giusta. Così tanto che mi sono praticamente trasferito nel suo dojo. Ci sono poche persone che mi costringono a fare pieno uso della mia forza. Non abbiamo altro da dirci. Il mio nome è Todo. Farei meglio a non scordarlo. È un peccato per Kiyokawa, ma sono sicuro che Maestro Kondo sarà un ottimo capo. Certo, anche se sono un principiante, ho fatto in modo che mi notasse. Ah, di qua! Dove va Kondo, andiamo anche noi. È molto semplice. Ah, sei tu. Siamo arrivati fin qui. Non possiamo andarcene ora. Torna a Edo se vuoi, ma noi resteremo ad attendere nuovi ordini. C'è molta carne al fuoco, ma dobbiamo decidere quali saranno le prossime mosse. Katsu ci ha chiesto di scoprire cosa stesse succedendo nel gruppo dei Roshigumi. Se viene sciolto, siamo fuori anche noi. E Kondo ha una nuova missione. Sta agendo insieme ai volontari. Se questo è il caso, per me abbiamo due opzioni. O collaboriamo con il gruppo di Kondo, o cogliamo l'occasione per andarcene. Non so quale sia la cosa giusta da fare, ma dobbiamo fare una scelta. Dovremo assicurarci che le truppe che sono rimaste a Kyoto si comportino bene, mentre noi staniamo eventuali sabotatori anti-shogunato. E se Katsura e i suoi uomini cercassero di colpire lo shogun, avremo un bello scontro per le mani. Sì, quindi ci separeremo subito da Kondo e dai suoi uomini. È da un po' che non vediamo Katsura. Andiamo a rimediare. Il punto è che non apparteniamo a nessuna delle due fazioni. Ma io so bene che la nostra via dovrà essere scelta in nome del futuro del Giappone. Beh, si è già fatta l'ora. Si presenterà qualcun altro. Oh. Sembra che siano proprio tutti qui.
Negozieremo direttamente con Lord Katamori per offrire i nostri servizi a Kyoto. Chi ha il coraggio, mi segua. Chiunque volesse lavorare con me a Edo, partiremo domani mattina. Altrimenti, andatevene. Ma che fanno? Schifosi traditori. I Roshigumi si sciolsero. Così Isami Kondo e i suoi alleati poterono creare la Shinsengumi, un corpo di polizia a controllo della città di Kyoto. È una decisione difficile, ma non angosciarti troppo al riguardo. Le alleanze tendono a cambiare. È così che va la vita. Se Katsura fosse nei paraggi, sono sicuro che ci ascolterebbe. Vediamo di trovarlo. Spero non ti dispiaccia stare in compagnia. Abbiamo lasciato i Roshigumi. Avete coraggio a presentarvi qui. Avremo anche collaborato al posto di blocco di Ejiri. Ma non vi aspetterete di essere riaccolti a braccia aperte, vero? Dicono che Kiyokawa sia morto. Suppongo sia per questo che vi siete presentati ora. Sì, ne sono al corrente. E stanno formando la Shinsengumi o una cosa simile al suo posto. Katsura, il motivo per cui siamo entrati nei Roshigumi, il motivo per cui siamo qui ora... Abbiamo fatto solo ciò che ritenevamo giusto. Non sto dicendo che tutto debba tornare come prima, ma ci permetteresti di combattere al tuo fianco, almeno per ora? Molto bene. Sapevo che un giorno avrei avuto di nuovo bisogno di voi. C'è un'assemblea che si terrà alla locanda Ikeda a breve. Dovreste venire. Ottimo. Basterà che mi seguiate. Dunque, all'incontro saranno presenti altri guerrieri oltre ai Choshu. Tenete d'occhio il maestro Miyabe di Kumamoto, una figura chiave del nostro movimento. Lo considero un grande uomo, come maestro Shoin. Dovete parlargli. Siamo quasi alla locanda Ikeda. Maestro Miyabe e gli altri saranno in sala ricevimenti di sopra. Dannazione, siamo più in ritardo del previsto. Avranno iniziato senza di noi. Ehi, la Shinsengumi assalta la locanda Ikeda. Sì, stanno uccidendo tutti i Ronin. La Shinsengumi? Sono in pericolo, dobbiamo aiutarli. Che emozione far parte di questo gruppo. Non esagerare.
perfetto. Volevo proprio mettermi alla prova contro... Yeah.
bene. Hai fatto centro! Maestro Miyabe! Avevo temuto il peggio. Katsura! Perché non sei fuggito quando ne avevi la possibilità? E chi c'è qui con te? Una persona amica molto abile. Genzu e gli altri lo confermeranno. Non temere, è dalla nostra parte. Capisco. Beh, forse c'è una cosa che puoi fare per me. Intendo creare un diversivo così che Katsura possa fuggire. Vorrei che tu lo tenessi lontano dai guai. Cosa? No, maestro, sei tu a dover fuggire. Il movimento cadrebbe a pezzi senza di te. La saggezza che possiedo è imputabile solo all'età. Nulla regge il confronto con te, Katsura. Tu venissi preso, perderemmo il controllo dei Choshu e la loro forza. Io ho la possibilità di ottenere l'immortalità e tu l'occasione di un'opportunità più grande. Mi sbaglio? Certo che no. Sarei fiero di noi. Senza fretta, fai con calma. Questo è tutto? Mi chiedo che uso ne farai. Grazie per averci scelto. Non muoverti. Devi poter scappare. Abbiamo appena cominciato. I traditori vanno puniti. Avrò la tua testa. Risparmiami la morale. Il maestro Miyabe è morto per colpa tua! Yeah!
Lascio continuare. Lasci il Sengumi alle porte! Alle armi! Alle armi! Al diavolo, lasci il Sengumi, arroganti pezzi di... Portate le pistole, su! Affido la lotta a te. Perché non hai sfruttato questa tua forza? Per me. Lord Katamori ci stima molto. Se vuoi che il tuo nome risalti tra gli uomini di spada, torna da noi. Capisco. È un peccato. Ci troverai al Tempio Mibudera. Se vorrai unirti a noi, ti accoglieremo volentieri. Diamine, abbiamo rischiato grosso. Questa riunione doveva essere segreta. Chi ci avrà traditi? Pare che la situazione a Kyoto sia cambiata notevolmente. Più di quanto immaginassi. Probabile che lo shogunato mi tenesse d'occhio. Metterò in pericolo i miei alleati se non faccio nulla. Non è una cosa che direbbero i miei altri compagni. Però hai ragione. Devo restare in vita per la prossima grande mossa. E così, maestro Miyabe non sarà morto invano. Mi darò la macchia per un po' e cercherò di scoprire cosa stanno tramando lo shogunato e i nobili. Rimanete con Kusaka. Se volete davvero il meglio per questa nazione, conviene agire così. Conto su di voi. Eh? Nakaoka! Oh. Hai fatto bene a fare tutta questa strada. I giorni dello shogunato sono finiti, Kusaka. È stato un onore combattere con te. Le truppe di Choshu sono in attesa sulle montagne. Ho chiesto qualche favore e ora comando un notevole esercito. Se il Kieitai si unisce a voi, lo shogunato non ha scampo. Proprio così! Kusaka, siamo in vantaggio. Di solo una parola. E le tue truppe saranno pronte a marciare! Bene. Katsura non si vede. È stato attaccato dalla Shinsengumi alla Locanda Ikeda. Pare che sia riuscito a scappare. Ma non sappiamo dove sia ora. Capisco. In tal caso, la tua decisione rimane la stessa. Sì. Le tue truppe hanno viaggiato a lungo e ci hanno dato un'occasione d'oro. Faremo rivivere ancora gli ideali di Maestro Shoin. Quando ho lasciato il mio clan a Tosa, il tuo mi ha accolto. È ora che io ricambi il favore. Oh. Lascerai andare il passato e combatterai Choshu al mio fianco? Non so se il clan Satsuma possa tornare utile sul terreno sconosciuto di Kyoto. Posso assicurarti che non è così. Il tuo predecessore, Lord Shimazu, era lungimirante. Comprò armi molto avanzate dagli inglesi, preparandosi a questo giorno. Chiedeva che lo shogunato attuasse una riforma. È stato davvero un servitore fedele dello shogun. Un esempio per tutti. Se il clan Satsuma rimarrà saldo al mio fianco, realizzeremo gli ideali del tuo predecessore. Lo pensi anche tu? Non è vero?
senza fretta. Fai con calma. C'era forse qualcos'altro? Prenditi cura di te, intesi? Cosa ti serve? Posso fare altro per te? Cosa ti serve? Posso fare altro per te? Niente mosse avventate, su! Quindi sei tu la Ronin di cui tutti parlano? Sei esattamente come ti descrive Ryoma. Sono Shintaro Nakaoka. Sono un Ronin disertore di Tosa, proprio come Ryoma. Tornando a noi, ho sentito della locanda Ikeda. Hai la mia più sincera gratitudine per quello che hai fatto per proteggere Katsura. La prossima volta vorrei che usassi la tua forza per me. Immagino sappiate che succede a Kyoto. Dopo la locanda Ikeda non c'è scelta. Agire o perire. Un momento. Condivido l'idea di radunare un esercito, ma significherebbe rischiare tutto. Di ciò che vuoi, ma la nostra sola opzione è radunare le truppe. Ora è il momento di realizzare la visione del maestro Shoin. Se la morte ti offre l'immortalità, allora è la morte la strada da prendere. Bene, Kusaka. Se tu vuoi combattere, la mia vita è nelle tue mani. Bene. L'avversario più temibile è la Shinsengumi di Matsudaira. Neutralizzatela e faremo promulgare un editto in nostro favore alla corte. È giunto il momento di realizzare la nostra ambizione. Come avanguardia dovrai far battere in ritirata la Shinsengumi. Sarai pronta a farlo quando avremo radunato l'esercito? Bene, andiamo. Gli mostreremo di cosa siamo capaci. Siamo inferiori numericamente, ma a eccezione della Shinsengumi sono solo marmaglia. Attacca dalla porta sud, io tengo a bada Kondo. Lì dovresti trovare il nucleo principale delle forze di Kondo. Sii prudente e non deludermi. Anche se il Monte Fuji crollasse, noi non vacilleremo. Combatti e sopravvivi! Ci rivedremo di sicuro! Sarà un piacere lavorare insieme. Ben detto! Scateniamo l'inferno insieme. Let's go!
Sei tu la fonte del caos a Kyoto. Pagherai per le tue azioni. Andare oltre. Maestro Kondo, ti chiedo perdono. È una bella scoperta.
disturberai con me. Mi hai già dato abbastanza problemi. Stai dalla parte del mio. Ma non ci sconfiggerà. Ehi, non è il momento di morire. D'accordo. Guerrieri!